Dale Cartist Channel, Trippa Trippa Pa Deo, 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 Deo. Bentornati ragazzi per un nuovo tutorial. Continuiamo lo stesso disegno della volta scorsa. Oggi avevo intenzione di andare a parlarvi di come sfumare il naso, perché l'ultima volta abbiamo solo appazzato ciò che potevamo fare. L'ultima volta vi ho spiegato che è un insieme di pallette con delle semi U messe di fianco alla pallina centrale. Però questo è solo lo schema, ora andremo a fare le sfumature che riporteranno il naso vero e proprio in sé. Iniziamo. Per prima cosa iniziamo dalla parte bassa del naso. Ovviamente la parte, noi stiamo ipotizzando che sia una luce frontale, esattamente come il disegno, leggermente vista dall'alto la luce. Quindi avremo l'ombra da entrambe le parti. E si risolverà sullo zigomo. Sto lasciando queste vignette qua per darvi ancora la possibilità di capire un po' la proporzione del viso. Come vi ho detto una volta scorsa, anche se c'è una luce potente, passate ugualmente la matita su ciò che sembra bianco, perché altrimenti non ritornerà mai il punto di luce. Lo stesso vale per gli occhi, per la bocca, per il naso, per ogni parte del viso. L'ultimo tutorial era abbastanza lungo, ma questo lo faremo molto più corto. Oggi andrò a parlare solo del naso, poi nel prossimo tutorial andremo avanti con un'altra spiegazione. Più che altro fatemi sapere se siete interessati a vedere altri video di questo genere. A me fa solo piacere potervi insegnare qualche tecnica. Ora noi abbiamo la parte chiara del naso, andiamo ad accentuare, varie ombre. Come vi ho detto, per accentuare le ombre, la pressione della matita deve essere sempre la stessa, però passa e ripassa sullo stesso punto andrà a essere più scura. Cambiate la direzione del tratto e vi verrà molto molto più semplice. Ora qui ho fatto un naso bello a palla. Poi a seconda del naso voi prendete spunto, ovviamente non so, da una foto del vostro caro, prendete l'esempio da varie foto, copiate, perché inventare è un problema, è molto più difficile inventare che copiare. Poi se non avete ancora un vostro stile di disegno, potete pensarla, cioè potete osservare le immagini dei vostri artisti preferiti, come sviluppano loro un disegno, non so, le tecniche su come fare gli occhi, come fanno un naso. Questa è la mia tecnica personale, quella che ho preso spunto da ciò che mi hanno insegnato al liceo e poi ho portato avanti la mia tecnica. Thank you.
Siamo qua, la fossetta delle narici. Poi andiamo ad accentuare l'ombra qua sotto, perché altrimenti sembra solo uno scavo di niente, un metodo al viso che non fa niente, come di Voldemort. Ovviamente in base all'ombra del disegno, cioè in base all'ombreggiatura che fate lì, cercate di regolarvi anche sul resto del disegno, perché altrimenti sembra tipo il naso di una persona di colore e tutto il resto di una persona che non vede il sole da anni. Quindi se vi esce una parte un po' più scura, come è successo a me in questo caso, accentuate le ombre anche altrove. Ma state attenti ovviamente, perché se una persona è chiara e cannagione non potete fare un disegno scurissimo. Cercate di stare attenti alla simmetria. Anche se non è perfettamente asimmetrico il nostro volto, dovete cercare di comunque sia di renderlo il più simmetrico possibile, perché alla fine io che io il naso ho stato un nasale deviato, ma comunque sia il naso è perfettamente al centro del volto. E così via. Questo è un breve tutorial su come fare il naso. Non cambia niente rispetto a ciò che ho detto negli occhi. Alla fine, per fare un ritratto, dobbiamo pensare al fatto che in un disegno realistico, come nella realtà, non esistono linee. Quindi andiamo a posizionare le sfumature, che saranno loro la parte principale del disegno. Le linee sono solo la bozza centrale che poi dovremo cancellare all'inizio del disegno in sé. Sfumatura è la stessa tecnica degli occhi e che andremo a utilizzare anche nei prossimi tutorial. Se ti è piaciuto il video, lasciami un mi piace, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci rivediamo nel prossimo video. Bye bye. Thank you.